Ciao a tutti e ciao a tutti quelli del segno dell'Acquario. Oggi facciamo la vostra lettura. Oggi facciamo amore, ok? Vediamo cosa c'è. Vogliamo guardare un pochettino cosa c'è un po' di destino, quali sono le energie attorno a voi in questo momento, ok, Acquario? Andiamo. Ops, scusate che ci abbiamo una carta girata qua. Quindi vorrei, come al solito, ricordarvi che se siete minorenni non dovete essere qui. E anche ricordatevi che io vi dico le cose come sono perché vi voglio bene e voglio che possiate lavorare il vostro lato oscuro verso la luce, ok? Quindi vi dirò sempre le cose come stanno. Quindi se siete facilmente offendibili, vi consiglio di cliccare fuori dal canale. E come sempre, se volete, se siete interessati ad altre letture di tarocchi, vi raccomando il canale di mia mamma che è Il messaggio della strega bianca. Lei è spaventosamente accurata. Acquario, amore, le energie che stanno sviluppando adesso attorno a tutti quelli del segno dell'acquario. Soprattutto dopo questa luna piena in Virgo, in Vergine. Chi ha toccato prima sei tu e quindi... Oh wow, bene. In fondo abbiamo il mago. No, mi sono dimenticata di prendere un altro deck per chiarire. Prendiamo, sì, prendiamo, non vorrei prendere anche delle streghe, vorrei prendere qualcosa in amore. Amore, ah, ho lo Scheherazade. Ok, perfetto. Lo Scheherazade è qui, quindi se vogliamo possiamo tirare avanti anche questo qui. Ok, quindi in questo momento, quindi, tu vivi un momento, Acquario, che hai trovato dentro di te una verità. Hai trovato dentro di te il tuo vero io. Hai anche trovato un po' dentro di te quella crudeltà che ci vuole per dire le cose come stanno.
No, quando io dico sempre, soprattutto in questo canale, lo dico sempre, quando io so chi sono e so cosa voglio, non attraggo ciò che non voglio. Ed è proprio questo. Anche se magari agli altri viene fuori un po' rozzo, l'acquario sta comunicando quali sono le sue esigenze, le sue aspettative. Non lasci a immaginare le cose. Guarda, a me piace così, io sono così, le cose come sono così. Se ti sta bene, bene, se non ti sta bene, ciao, non ho tempo da perdere, ok? E quindi diciamo che anche verso l'amore l'approccio è molto pratico. Perché tu ti trovi in questo momento che magari non c'entra solo con l'amore, c'entra proprio con te in questo momento, ok? Che di solito questo stato di essere arriva dopo che, sai, uno si prende una batosta, si prende un'altra, 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 a un certo punto dice, ok, adesso cambiamo le regole del gioco, adesso comando io, perché è la mia vita, comando io. Benissimo. E in questo momento quello che tu vuoi, quello che auspichi per te stesso in questo momento o per te stessa è un po' goderti questa abbondanza, questa sicurezza che ti sei un po' costruito, in base a queste esperienze. Cioè, sei in un momento che, come ho appena detto, sai chi sei, scusami, sai chi sei. Sai cosa vuoi e quindi ti stai godendo il momento. Ed è questo che vuoi nei prossimi giorni, settimane, mesi. Cioè, ti vuoi. Oserei dire che in questo momento ti stai godendo la tua compagnia. Capito? Ti stai dicendo a te stesso, io sono abbondante attorno a me, ho tutto quello che ho bisogno, ma quasi quasi sto qua tranquillo. E l'universo in questo momento ti chiede di concentrarti in quasi pianificare o prepararti per tempi più difficili, perché sì, è vero che in questo momento sei bene, sei tranquillo, però l'universo sa cosa arriva, quindi l'universo vuole che sì, tu ti riposi, tu prendi del tempo per te stesso in modo a essere pronto o pronta alle sfide che arriveranno, ok? Perché nel passato recente, diciamo che tu hai avuto un grande momento di riflessione, hai avuto del tempo solo, ok? Dove pensare, dove riflettere, diciamo che ti sei anche un po' messo nell'angoscia, ok? Che noi sappiamo, noi segni dell'aria siamo abbastanza drammatici per quanto riguarda la sofferenza, ogni tanto, ah, oh, mio Dio! Perché abbiamo la tendenza di pensare troppo alle cose, ma insomma, è in questo modo che noi riusciamo poi ad arrivare a questo, cioè conoscerci, perché ci mettiamo tanto in discussione, ci mettiamo veramente in discussione. Forse un pochettino oltre a quello che sarebbe il corretto, però siamo così. E quindi è solo attraverso questo processo, questo rituale, che noi riusciamo a trovare la pace. E quindi tu, cos'è che porti come valore aggiunto a questa situazione amorosa, a questo quadro che si dipinge davanti a noi, questa immagine che si crea? Bene, finalmente, anche se sei un po' diverso dagli altri, perché hai anche lì chi
chi si mette in gioco, chi si mette in discussione, chi si mette sempre nella parte dell'azione e non solo nella parte della contemplazione, sono quelli che poi hanno più esperienze, perché non siamo rimasti a casa a guardare la TV. Abbiamo fatto anche quello, però ci siamo messi in discussioni, ci siamo messi là fuori a giocare il gioco dei grandi, a farci male, a cadere, a rialzarci e quindi quello che tu porti come valore aggiunto è esattamente quello, questo punto di vista diverso, questo modo diverso di risolvere le cose, questo modo diverso di vivere il rapporto sentimentale, che diciamo così è un po' più globale, ok? C'è veramente la necessità di chiedere all'altro un gioco di squadra veramente affiatato. Non è solo, cioè affiatato che dico, non è che tutti e due fanno la stessa cosa, ma io faccio questo, tu compensi con quell'altro perché non sono bravo in quell'altra cosa, quindi insomma, ma sono affiatati, ognuno porta dentro quello che sa e così si completano. In un futuro prossimo, quindi c'è una trasformazione, c'è una grossa trasformazione, c'è una ascensione. Diciamo che non vorrei dire che solo riguardo all'immagine, forse anche tu ti vedrai in una maniera diversa, o forse gli altri ti vedranno in una maniera diversa. Poi proprio ti diranno: oh, Madonna, ma ti vedo sbocciare. Ma non perché siamo più belli, perché quando noi siamo più belli dentro, più felici dentro, si vede, la nostra energia cambia, la nostra sintonia cambia, quello che noi emaniamo attorno a noi cambia, no? Come tutto è fatto di energia, la gente riconosce subito e soprattutto tu lo riconosci, tu lo vivi con una grande consapevolezza. Perché? Perché l'universo appunto ti chiede ancora una volta di avere un approccio aperto verso gli altri, di avere un approccio di celebrazione, di condivisione e di accettazione anche degli altri e delle loro differenze. Quindi io direi che abbiamo iniziato con qualcuno che ha vissuto un momento difficile, si è ritrovato, sta godendo la compagnia di se stesso, deve comunque prepararsi a tempi difficili. Ha tanto pensato, riflettuto su una esperienza negativa che è successa poco fa, si ritrova così cambiato, così evoluto che molto presto ci sarà quindi questo capovolgimento verso il positivo. Si ritrova quindi a dover avere un approccio molto positivo, molto aperto, molto sociale, socievole, perché insomma l'acquario è anche questo, ok? Con la consapevolezza che è una persona piena di esperienza, sa il fatto suo, sa cosa vuole, sa dove vuole andare e quindi ha anche tanto da offrire e quindi diventa una persona esigente, giusto? E nelle speranze e paure di questo, di questa situazione c'è un voler investire solo nelle cose le quali sono all'altezza ed avere quindi un ritorno di questo investimento, che non vuol dire soldi, vuol dire se io do, voglio ricevere. Se io do, tu non mi dai, via, non ho tempo per te, che ritorna quindi qui sempre con la regina di spade. Chiusura, quindi la risposta finale di questo tiraggio abbiamo il carro che in questo mazzo qua, che è il Silver Witchcraft Tarot, noi abbiamo una coppia di culture diverse che tengono su un bambino, no? Che ovviamente non è che voi avrete un bambino adesso. Il bambino di solito in una coppia è quello che noi facciamo insieme ed è una cosa che dura per sempre, che per chi ha figli il sa, è un lavoro di 24 ore su 7 giorni, non finisce mai fino alla fine della nostra vita, no? Quindi,
La risposta di questo tiraggio è appunto trovare la persona con la quale fare qualcosa di eterno, per sempre. Quindi diciamo che direi che per tanti di voi è sì, magari potrebbe essere se siete già in coppia, finalmente avere la famiglia, completare la famiglia. O se no, è veramente trovare la persona che è quella coppia perfetta che arriva agli obiettivi insieme, si dà la mano e costruisce insieme delle cose di lunga, lunga durata. Ok? E sono molto felice perché loro stanno sorridendo, scusate, che è diverso, e hanno questo sottofondo pieno di stelle, no? E la luce che sta illuminando questo bambino, cioè l'opera che abbiamo fatto insieme. Quindi anche lì sembra quasi una benedizione, no? Quindi arrivare all'obiettivo finale con successo, con molto lavoro ovviamente, perché poi vediamo tutte le radici che ci sono su questo piedistallo, quasi un podium, no? Che viene tante volte su tutti gli arcani maggiori. Abbiamo questo podio di pietra scolpita con tutte queste radici, perché sono momenti importanti della nostra vita. E quindi molto molto positivo come chiusura di lettura. Poi quello che c'è in fondo al mazzo è il mago, e si sa che il mago è quello che sa spiritualmente e anche la teoria, no, in mano, cioè lui ha l'intelletto e ha la spiritualità per manifestare quello che sogna, quello che desidera. Ok? Io qui non ho alcun dubbio, non sento neanche il bisogno di chiarire, però vorrei adesso prendere qualche carta in più degli oracoli. Quindi andiamo a questo oracolo molto simpatico che è l'Oracle interdit de Scheherazade, che in italiano è l'oracolo proibito di Scheherazade. Ci viene fuori messaggio per l'acquario in amore. Sono proprio enormi e io queste manine, Madonna. Allora, aspetta che ci è venuto fuori. Coppe, coppe, coppe. Ok. Quindi abbiamo la caravana, il 5 di serpenti, l'asso di coppe e il 5 di coppe. Quindi come messaggio diciamo che nel cammino, ok? Nel cammino che ti aspetta. E qui c'è il numero 7 e due volte il numero 5 e il numero 1, se questi numeri ti possono, quindi 7515. Nel viaggio che uno intraprende, non è un viaggio solo, è un viaggio in carovana, è un viaggio dove abbiamo tanti compagni, tante persone che celebrano con noi, che ci aiutano nei momenti più difficili. Quindi il giorno è il viaggio, la sera ci si mette a riposare, ci si riposa con gli animali, con gli amici, si beve qualcosa insieme, si mangia insieme. E anche se ci sono i conflitti, ok? Anche se ci sono delle persone che in qualche modo hanno cercato più volte di separarvi e di, diciamo, non è solo mettervi il bastone fra le ruote, visto che parliamo di carovana. Cercano proprio di ficcare il naso nei vostri affari perché il viaggio sia di successo. C'è bisogno che voi vi fermate
nel principio che è quello dell'individuo. Quindi dentro a questa coppia ci sono due individui e solo a loro deve importare, come posso spiegarlo bene? C'è un bisogno di, nel viaggio, bloccare in sé il conflitto altrui, perché in questa coppia ci sono due che sono uno, cioè la vostra individualità deve essere rispettata nella coppia piuttosto che ascoltare il conflitto di quelli che vi sono attorno, ok? Quindi siete proprio qua bloccati in mezzo, vedete? Quindi questa cosa qui. Quindi perché il viaggio sia di successo, io blocco quello che c'è di conflitto attorno, ok? Perché se non si blocca, il viaggio ha persone contro di voi e nel vostro inizio ci sarà la separazione. Quindi c'è veramente un bisogno di concentrarvi in voi stessi, ok? So, c'ho anche questo qui che è molto carino, nuovo che è arrivato, che è l'oracolo dei druidi. Vediamo qua cosa vi viene fuori all'acquario come messaggio celtico. E ne abbiamo due. Tante carte, acquario. Si vede proprio che voi parlate tanto. Quindi abbiamo salmone e merlo. E qua bisogna leggere del libretto perché questo è nuovo di zecca. Oh, il merlo era qui, poi non è neanche organizzato, quindi devo andare a pescarli. Merlo, aspetta che guardiamo nell'indice il salmone perché non è neanche, ovviamente, per ordine alfabetico perché è celtico, quindi non c'entra un cazzo. Ok, 110. Come il salmone è a sinistra, io vado di salmone e poi facciamo il corvo, ok? Con il salmone, Bradam, saggezza, ispirazione, ringiovanimento. Molto bene. Bradam, nella tradizione dei druidi, è riferito come estremamente sacro. È l'animale più anziano e ci offre saggezza ed ispirazione. Spesso, a costo di grandi sforzi, il salmone torna per accoppiarsi al luogo in cui è nato. Per trovare la saggezza, anche noi abbiamo bisogno di ricapitolare le nostre vite, di viaggiare nella coscienza indietro fino al nostro inizio, alla nostra infanzia, forse addirittura ancora più in là, fino alle nostre vere origini in Dio o nella Dea. Bradam non soltanto porta saggezza, ma anche giovinezza e ispirazione. Pur ricordandoci che per trovare queste qualità bisogna mantenere un'attitudine di apertura e di innocenza più che una determinazione ostinata. Interessante. Il merlo, Druid Dub. Incanto, la soglia, la chiamata interiore. Druid Dub ci chiama dalla soglia tra i due mondi, invitandoci a seguire un sentiero spirituale o a diventare più consapevoli. Ci chiama all'imbrunire, mostrandoci il sentiero verso i segreti di altri mondi e indicandoci i modi per scoprire meglio le nostre motivazioni e il nostro potenziale nascosto. Vi sono momenti nella vita in cui è importante concentrarsi sul mondo esterno e sulle proprie responsabilità in esso, ma ve ne sono altri in cui è necessario prestare attenzione all'incessante canto dell'anima che chiama ad uno studio di verità spirituali ed è un'esplorazione del mondo interiore attraverso il sogno e il mito. Facendo attenzione al canto di Druid Tub, potrai scoprire guarigione e nuove profondità dell'anima. Mamma mia, profondo, veramente. E per finire il nostro amico l'oracolo dello sciamano che ho già consacrato e ho già cominciato a usare. Molto carino, mi piace tanto, anche nuovo, anche questo, abbastanza nuovo.
E ne abbiamo due, mi sa, aspetta. Eh sì. Allora, numero 35, la ruota della medicina. E 6, la lama. Quindi, demo di 35. Dov'è? Ok, invito. Per avere limpidi cieli blu nella vostra vita, è importante che osserviate alcuni aspetti del vostro essere. Entrate nella ruota della medicina da sud e riflettete su come siete ancora aggrappati a eventi del passato. Continuate ad ovest a valutare quali relazioni sono nocive e prosciugano le vostre energie. Spostatevi a nord e chiedetevi: conosco la mia passione e la manifesto? Concludete ad est, visualizzando come volete vivere il prossimo capitolo della vostra vita. Sta a voi decidere quanto tempo trascorrere in ciascuna direzione, minuti, giorni o mesi. Ma quando avrete terminato, uscite dalla ruota e osservate il vostro percorso. Sempre quella meditazione, quella riflessione che ne stavamo parlando prima, che avevate avuto. E avete forse il bisogno di riflettere su quello che ci succede per poter andare avanti e evolvere. La lama, l'invito. Siete invitati a estrarre la vostra lama e a usarla. Non è di buon auspicio esitare, perdere tempo in chiacchiere o nascondersi dall'inevitabile. Il cielo e la terra sono allineate per sostenervi nel rivendicare il vostro potere, perciò agite con decisione. Superate la paura di far soffrire gli altri, sguainate la spada e usatela con saggezza. Madonna, cosa abbiamo detto qua della regina di spade? Che siete arrivati a questo momento che vale la sincerità pura e diciamo che abbiamo iniziato e finito con lo stesso messaggio, quindi penso sia abbastanza coerente. A tutti voi che avete condiviso il vostro prezioso tempo con me, vi ringrazio. Vi auguro una buona continuazione, un buon mese finale del mese di marzo. Prendetevi cura di voi e alla prossima. Ciao ciao!